Abbiamo parlato di squadre e adesso è arrivato il momento di Marco Tontononati e il suo progetto vlog. Il vlog di Marco Tontononati. Nuovo appuntamento con il mio vlog. Salutiamo gli amici di Radio DJ International e gli amici di Rete 8 che ci stanno guardando, ma soprattutto salutiamo Alessandra Relmi. Ben arrivata. Grazie, grazie Marco, grazie mille. Direttrice Confimi Abruzzo, attrice, imprenditrice, presidente APS Mama. E mamma. E anche mamma. Infatti la prima domanda che insomma è spontanea. Come fa a fare tutte queste cose e a fare anche la mamma? Allora, in primis faccio la mamma, questa per me è la mia missione di vita. E poi io ho promesso a mio figlio una mamma felice. La mamma felice è una mamma che si sente anche realizzata nel lavoro, nella propria vita personale. Per cui faccio tante cose e diciamo che la mia giornata inizia prestissimo. Immagino. Inizia molto presto. Immagino. Fino alle 16.30 che mio figlio a scuola trotto, ma proprio senza fermarmi. Infatti ogni tanto dovrei rallentare, mi dicono vorrei andare in palestra, vorrei una cosa, ma non ho tempo perché devo cercare di conciliare, di concentrare tutto in quella fascia oraria dalle 16.30 in poi, ovviamente quando non c'è il mio compagno insomma che può passare cosa, da quell'ora in poi sono ma c'è anche il tempo per il compagno. Beh, certo. No, quindi rimane un po' di tempo per il compagno. Sì. Poi il weekend che salutiamo quando con affetto, non ho... Santo, lo chiamano Santo, che diciamo. Sicuramente ti supporterà in tutte queste attività e non sopporterà. No, supporterà. Assolutamente sì, assolutamente. È sempre un lavoro di gruppo, di squadra. Ah, quindi collabora assolutamente, alle tue bravissimo. Tante attività. Assolutamente. Bene. Però ripeto, è tanto importante anche perché sono in realtà lavori che si possono incastrare tra di loro, diciamo. Quindi io tendo sempre a cercare di unire le missioni dandogli più sfaccettature. La sfaccettatura magari quella più imprenditoriale nel seguire le aziende, insomma. Poi Confimi è un grande regalo che mi è stato fatto, io lo dico allora, sempre. Prima ci ascoltiamo una bella canzone, sì? E poi parleremo della Confimi. Va benissimo. Eccoci rientrati, siamo con Alessandra Relmi, insomma tante attività che riempiono la sua giornata. Iniziamo a parlare un po' del suo ruolo di direttore o direttrice, come preferisce essere chiamata? No, differente per me, non ho di questi problemi. Suona bene direttrice, direttrice. Quando suona male non mi piace, allora. Ma se suona bene... Sindaca non si può sentire, o medica, non lo so, direttrice suona bene, quindi non mi dà fastidio, però direttore uguale. E la ringrazio perché a volte facciamo anche fatica a presentare determinate... Io sono io, poi potete chiamarmi come volete. Direttrice sì. Confimi Abruzzo. Che significa fare la direttrice a Confimi Abruzzo? Innanzitutto è una grande scuola per me, perché io tutti i giorni mi rapporto con imprenditori, con aziende meravigliose che fanno parte del tessuto produttivo della nostra regione, e io in realtà vengo da un altro mondo, no? Quindi piano piano per me è una scuola. Io dico sempre che sono una spugna che cerca di assorbire il più possibile, perché Confimi è un'associazione di categoria di imprenditori alla cui presidenza c'è Luca Tosto con la Walter Tosto, quindi un'azienda importante, un'azienda leader nel settore, certo. Insomma della meccanica, mettiamola così, poi loro fanno quindi tantissime attività. Quindi si confronta giornalmente con personaggi di un certo spessore. Con delle menti brillanti che aprono tantissimo la mia mente, no? Mi stimolano in continuazione a pensare, a voler fare. E poi ho acquisito, no? A prescindere da alcune competenze che poi con il tempo, praticando anche, perché poi il ruolo di direttrice in realtà è un ruolo di coordinatore, no? È come se fosse il direttore d'orchestra, no? Quello, sì, che è quello che mette insieme. È fondamentale. È un lavoro importantissimo. Io poi dico sempre che per me è una cosa fondamentale, lo dico sempre ai miei associati, proprio l'altro giorno eravamo a Roma per l'Assemblea Nazionale di Confimi, l'associazione
deve essere fatta dagli associati, non deve essere fatta dal direttore. Il direttore deve essere a servizio completo dell'associazione e degli associati. Io dico sempre, quando vado in un'azienda, quanti dipendenti avete? 11? Io sono la 12ª dipendente, vorrei instaurare questo tipo di rapporto. E poi ovviamente, ripeto, ci sono delle tantissime sfide che stiamo tentando di affrontare, perché come la ricerca del personale, insomma, sappiamo bene che, insomma, oggi le nostre aziende soffrono un po' questa tipologia, quindi attraverso una serie di progetti noi come Confimi non vendiamo nessun servizio, cerchiamo solo di offrire una rappresentanza, offrire dei progetti che possano coinvolgere le aziende, che possano dare luce e visibilità alle aziende, quindi questo è, diciamo, uno dei ruoli principali. Siamo con Alessandra Remi, abbiamo parlato di Confimi, ma ora parliamo di qualcosa forse meno impegnativo, però che riempirà sicuramente al meglio anche la sua giornata. La parte dell'attrice. Che significa? Prima di tutto, cosa ha fatto, cosa ha combinato in questi anni? mi dica qualche esperienza da attrice, no? Allora, sì, allora, innanzitutto... Che attrice... Io, attrice è un parolone, a parte che potrei raccontare una storia bellissima, non abbiamo tempo, il fatto che io sulla carta di identità ci ho scritto attrice, poi è lunga come storia, però, che forse neanche Monica Bellucci ha scritto attrice, io l'ho scritto appena... Diciamo che... Ha fatto bene perché mette subito no, le cose no, in ma chiaro. Quella è nata in realtà perché io ero residente al comune di Manoppello e c'era, insomma, al comune il signore che lavorava allo sportello che rilasciava le carte d'identità, mi conosceva da quando ero bambina perché portava il pulmino e mi portava a scuola. Ora io soprattutto in alcune fasi, perché poi la parte attoriale, insomma, ha avuto alti e bassi, anche se è sempre una costante, no, nella mia vita, ogni tanto uscivo sui giornali, ha fatto quello, ha fatto quell'altro. Ma quando ha cominciato? Quanti anni aveva? La prima cosa da attrice? Nove anni. Ho fatto me lo ricordo ancora, Il popolo degli uccelli con Lando Buzzanca, Motivi di famiglia con Paolo Villaggio. Con Lando Buzzanca? Sì, lui sì. Poi ho fatto una serie, Gian Burrasca, con Lorenzo De Angelis, che poi è un famoso doppiatore adesso, insomma, è bravissimo, voce di Casper, tanto per dirne una. Beh. E poi ho fatto teatro, insomma, ho fatto diverse cose. Poi ho deciso di diplomarmi in doppiaggio, quindi ho iniziato ad utilizzare più la voce, insomma, magari rispetto al l'Abruzzo è terra di doppiatori. Io ho fatto la scuola con loro, Pedicini, con i grandi, Cristian Ianzani, loro sono stati i miei docenti, ecco, i miei vecchi amici. No, loro sono stati i miei insegnanti. Poi ho fatto, insomma, adesso ho conosciuto il regista Pierluigi Di Lallo, che poi è diventato un amico, che, insomma, io l'ho conosciuto facendo un casting e poi con lui ho preso parte a diversi film. Ho fatto Oh mio Dio con Giorgio Amato e poi con Pierluigi Di Lallo ho fatto Troppa Famiglia, che è un film meraviglioso che presto credo uscirà su Netflix. Attrice a 360 no, gradi, sì, teatro, adesso andiamo avanti, cinema, con uno spettacolo, televisione, anzi aspetti però, io faccio fatica a dare. Ma perché? Ma ci mi puoi dare del tu? Ce lo possiamo dare? Ma certo, mi faccio puoi dare fatica, del tu. Faccio sì, fatica. Sì, sì. Un po' di musica. Proseguiamo con Alessandra Remi, che è molto simpatica, devo dire. Grazie. Sprigiona, tra l'altro, positività, e questa è una cosa importante nella vita e anche nel lavoro, suppongo. A proposito, c'è qualcuno però che, come dire, ti ha detto di iniziare a fare l'attrice? C'è qualcuno o è stata una tua idea da ragazzina? Allora, guarda, in realtà io ancora prima parto con la musica, cioè io facevo gli show a casa, mi ricordo che mia madre mi raccontava che passavo col piattino e cantavo, quindi ho iniziato con la musica, e a 9 anni io cantavo, insomma, con le orchestre. Ma io cantavo con l'orchestra e facevo 70 date, cioè andavo in giro con mia madre che mi seguiva le tour, perché io ero proprio felice, cioè io passavo l'estate a cantare con l'orchestra, quindi cantavo il liscio, tutte queste cose. Straordinario, quindi una palestra straordinaria. No, è stato bellissimo, cioè, non potrei intonare tutte le canzoni
sono i baci di Romagna, potrei fare tutte, cioè nel, veramente le, me le ricordo ancora, non si capisce perché non riesco, è come la solitudine di Laura Pausini, non sai per quale motivo ti ricordi tutto il tempo, io mi ricordo ancora la tarantella, tutte me le ricordo, baci di tutte quante, quindi ho iniziato in quel modo. Poi alle superiori, in realtà ovviamente avevo già un'attrazione nel mondo del, cioè, dello spettacolo in generale, mia madre mi iscrisse a questa agenzia. Quindi in famiglia erano d'accordo. Sì. Mia madre faceva l'operaia. Però era molto bella, mia madre era una donna meravigliosa. E in viaggio di nozze con mio padre a Roma incontrò Fellini, che stava girando un film. La prese dal pubblico, insomma, che erano lì in mezzo alla gente, e gli fece fare La città delle donne. E poi fece anche un altro film con Ray Roverock, adesso non ricordo, gli ebrei di qualcosa che c'entra con gli ebrei, adesso non ricordo esattamente. Ovviamente poi lì gli chiesero di fare delle scene di scoprire il seno, sì. Parziale, mia madre veniva comunque da un paese, insomma, si era appena sposata, quindi non aveva ancora, aveva paura, no, di queste cose, per cui disse di no. In realtà però aveva questa grandissima passione, quindi lei poi all'inizio, quando vedeva questa mia predisposizione, mi lanciava, nel senso che mi accompagnava, no, che mi non mai e quindi lei e mio padre, devo dire, ma soprattutto la mamma, sono stati fondamentali in questo percorso. Poi alle superiori ho incontrato Mario Massari, che è un regista, è un attore straordinario che abbiamo nella nostra regione ancora oggi, è una scuola con cui, se posso, facciamo ancora degli spettacoli insieme, che alle superiori, insomma, faceva questo laboratorio teatrale a scuola, al liceo dove andavo, e ho iniziato con lui e ho iniziato a capire che forse la recitazione mi piaceva tanto. Che però si doveva studiare. Poi sono andata in America, sono andata a Los Angeles perché volevo studiare recitazione. Ovviamente la domanda dimmi quante vite in questa vita, no? Perché sei una raffica di allora qualche volta qualcuno mi dice ma quante cose fai? Quante cose hai fatto? Io dico, quante ne hai fatte? Sì, io dico sempre, ma non ne fate, io non sono io che ne ho fatte tante, sono gli altri che ne fanno poche. Io ho cercato di fare tutto quello che mi capitava di fare, nel senso, però il viaggio a Los Angeles, insomma, ho fatto la cameriera a Los Angeles, se può interessare. Quello ti domandavo. Guarda, che tutte le più grandi attrici. Io sono rimasta alla cameriera. Mi facevano, dove cosa fai a Los Angeles? Faccio l'attrice. In che ristorante? Durante i lavori c'era questo, perché volevamo tutti, io non ho avuto, insomma, forse... Va bene, riprendiamo fiato, perché qui ci fa correre, io non sono abituato a questi ritmi, no? Sandra, alza il ritmo, un po' di musica. Non basterebbero 25 trasmissioni per raccontare quello che ha fatto e soprattutto quello che vuole fare. Esatto. La nostra amica Alessandra Relmi, ricordo, direttrice Confini Abruzzo, attrice, imprenditrice, presidente APS Mama e tante altre cose. Però Alessandra, arrivata a questo punto della vita, sei soddisfatta di tutto quello che hai fatto? Manca qualcosa all'appello? Cioè, ogni tanto fai un po', cominci a fare un po' un resoconto, sei giovanissima, però di esperienze ne hai fatte tantissime. Ti fermi qualche volta a pensarci? Sì, mi fermo, perché ho compreso con la morte di mia madre, ho compreso che la vita è da vivere ogni giorno intensamente, perché e questa è una cosa, io non voglio sembrare drammatica, però è vero che noi non sappiamo quanto tempo siamo destinati a stare qui, ed è per questo che io dico sempre, lo abbiamo detto in apertura, io ho promesso a mio figlio una mamma felice e vorrei provare intensamente a fare ogni giorno qualcosa che mi renda anche felice e soddisfatta. Ci sono giornate in cui ovviamente facciamo più cose, sono più contenta, ci sono delle giornate in cui magari troviamo degli ostacoli, però io credo che Dio dà la croce a chi è in grado di sopportarla. E quindi tutte le cose che sono avvenute anche nella mia vita mi hanno insegnato che noi donne, in generale, se volessimo parlare, parlo in generale poi dell'essere umano, io adesso parlo in qualità di donna, abbiamo una forza incredibile, dobbiamo mantenere alto, c'è una poesia di Cavafis bellissima che è Itaca, che dice non,
non incontrerai né ciclopi né strigoni se nel tuo cuore non li porti dentro, no? Se non li porti nel tuo cuore, se l'anima non te li mette contro. Ed è per questo che io tendo, e poi a volte sembro, insomma, forse gente che mi viene da fuori da questa è pazza, perché rido sempre, cerco di stare, sembro sempre a 3000. In realtà è la volontà di vivere positivamente, sprigioni vitalità, ma perché sono molto attaccata alla vita, sono fermamente convinta che dobbiamo goderci ogni istante e cercare, quello che dicevo prima, di restituire, perché possiamo accumulare tante ricchezze, possiamo fare tante cose, ma se non le condividiamo, se non impariamo il valore della gentilezza, di un sorriso, tutto quello che facciamo non serve a niente, per quanto mi riguarda, perché spero, così come è stata mia madre, che è stata una donna eccellente, meravigliosa, una donna umile, ma che ha, ancora oggi io ricevo dei messaggi dalle persone che la conoscevano dicendo: mi manca Rosanna, penso a Rosanna. Ah, che bello. E mia madre non aveva soldi o economicamente, insomma, era una donna molto molto umile, ma riusciva a trasmettere fiducia, a tirare fuori il meglio delle persone, chiunque la incontrava sul suo cammino. Io spero e mi auguro solo di riuscire a lasciare quello che a lasciare qualcosa, a tirare fuori sempre qualcosa, perché poi in realtà è tutto contagioso, un sorriso è contagioso, anche la gentilezza è contagiosa, quindi un piccolo, io questo è quello che mi auguro, poi non so quello che riuscirò a fare. Però per chiudere, tu da grande vuoi fare l'attrice? Allora, scherzi a parte, grazie ad Alessandra. Grazie a te per avermi invitata. E grazie anche agli amici che ci hanno ascoltato su Radio DJ International e sui canali di Rete 8. Il vlog di Marco Tontodonati.